a fare nostra bambolina, quindi abbiamo fatto due gambe. Seconda gamba facciamo qui a metà, sì, e adesso facciamo, alziamo 3 maglie, 1, 2, 3. Ok, dobbiamo qui connettere con questa gamba. Si vede? Ok. Adesso facciamo giro di 18 maglie basse. Uno. Quindi 1, aspetta, 2, 3, 4, 5. Sette, nove. 10, 10. Non riesco a mettere dentro 10, 11. Undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette e diciotto. Quindi qui facciamo. Adesso facciamo questa catenella, Facciamo 3 maglie basse. 1, 2, 3. E facciamo 18 maglie basse adesso su questa gamba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 17, 18 e 3 di nuovo, sì, 3 maglie basse. Quindi adesso abbiamo 42 maglie basse. Adesso dobbiamo fare 6 maglie basse, un aumento 6 volte. Così abbiamo 40, alla fine 48 maglie basse dobbiamo avere. Quindi qui io metto marker. Poi metto marker e andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e adesso un aumento. Aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, secondo aumento, 1, 2. Facciamo ancora 4 volte, ci vediamo alla fine del giro. Quindi abbiamo fatto 6 aumenti e abbiamo finito qui a fianco. Quindi adesso dobbiamo fare 2 giri di 48 maglie basse. Ci vediamo tra 2 giri. Quindi abbiamo fatto 2 giri di 48 maglie basse. Adesso dobbiamo fare 7 maglie basse, un aumento. 6 volte, deve essere 6 aumenti. Alla fine dobbiamo avere 54 maglie basse. Poi, dopodiché, dovete fare 2 giri di 54 maglie basse senza cambiamenti. Quindi facciamo prima 7 maglie basse, un aumento e poi facciamo 2 giri di maglie basse di 40, 54 deve arrivare. Quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un aumento. Quindi facciamo ancora, dobbiamo fare 4 aumenti. Ci vediamo alla fine del giro. Quindi abbiamo fatto 7 maglie basse, 6, un aumento 6 volte. Adesso facciamo 54 maglie basse, un giro e il secondo giro di 54 maglie basse. Andiamo.
Quindi facciamo due giri, due volte, una, due, e ci vediamo tra poco. Quindi abbiamo fatto riesce questo modo. Adesso dobbiamo riempire un po', dobbiamo dare la forma, dopodiché cominciamo a fare i nostri. Ecco, quindi dopo questo facciamo nostre diminuzioni. Riempite un po', ci vediamo dopo che abbiamo fatto tutti nostra forma, le nostre gambe. Sì, qui deve essere uguale, fino qui. Quindi abbiamo fatto, adesso facciamo 7 maglie basse, una diminuzione. Sì, io ce l'ho qui il marker. Sì, facciamo 7 maglie basse, una diminuzione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, diminuzione. Una diminuzione. Così facciamo tutto il giro, deve essere in totale 6 diminuzioni. Ci vediamo qui. Quindi abbiamo fatto 7 maglie basse, una diminuzione 6 volte. Adesso facciamo 6 maglie basse, una diminuzione. Sì, facciamo una, due, tre, quattro, cinque, sei, una diminuzione. Sì, facciamo un giro e ci vediamo alla fine del giro. Questo noi praticamente già abbiamo cominciato a realizzare corpo di nostro dottore, di nostra infermiera. Quindi facciamo 6 maglie basse, una diminuzione 6 volte. Ci vediamo alla fine del giro. Quindi abbiamo fatto 6 maglie basse, una diminuzione. Adesso abbiamo 42 maglie basse. Adesso dobbiamo cambiare filo. Io ce l'ho questo colore, voi potete fare bianco. Io bianco non ce l'ho, adesso ce l'ho questo, quindi farò con questo colore. Cambiamo il nostro filo. Allora, questo ancora dobbiamo usare in futuro. Quindi qui faccio un nodo. Questo nodo poi va dentro. Sì. E facciamo con questo già nuovo filo 42 maglie basse.
3, 4, 5. Facciamo tutto il giro, 42 maglie basse, ci vediamo dove c'è il nostro marker. Quindi abbiamo fatto un giro, mi è rimasta qui. Adesso facciamo 42 maglie basse. Adesso abbiamo fatto un giro, adesso facciamo 42 maglie basse, però facciamo in questo modo. Dobbiamo fare questo mezzo maglia posteriore qua. Così, una, due, tre, quattro. Vedete, in modo che qui fuori rimane la linea. Facciamo fino a qua, mettiamo il nostro marker qui in prima maglia bassa e ci vediamo tra poco. Ecco, abbiamo fatto un giro, adesso dobbiamo fare tre giri di 42 maglie basse normalmente. Quindi questo io ce l'ho qui, è ultimo, e dobbiamo fare adesso normale. Qui mettiamo il nostro marker, facciamo tre giri e ci vediamo dopo tre giri di 42 maglie basse. Quindi abbiamo fatto, adesso facciamo, dovete mettere sempre, non dimenticate di riempire nostra bambolina, sì. Adesso facciamo 5 maglie basse, una diminuzione, quindi cominciamo questo giro fare per forza, cominciamo con diminuzione per fare linea del corpo. Dovete cominciare fare dal diminuzione, quindi prima facciamo diminuzione. Sì, abbiamo fatto diminuzione e facciamo 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5. Perché dovete cominciare per forza con diminuzione? Perché se voi cominciate a fare dritto, la linea del corpo fa dritta così, e noi abbiamo bisogno un po' così il corpo. Facciamo 6 diminuzioni, ci vediamo alla fine del giro. Quindi abbiamo fatto nostre diminuzioni, adesso abbiamo 36 maglie basse. Adesso dobbiamo fare 5 giri di 36 maglie basse, va bene? Quindi cominciamo e ci vediamo tra 5 giri. 1, 2, 3, 4, 5. Ci vediamo tra 5 giri di 36 maglie basse. Quindi abbiamo fatto i nostri 5 giri, preparate riempiente per riempire la bambola. Adesso facciamo prima, facciamo 4 maglie basse, una diminuzione 6 volte, quindi 1, 2,
Facciamo invece in questo modo, facciamo diminuzione, uno, due, e facciamo quattro maglie basse, uno, due, tre, quattro e una diminuzione, una, due, ecco. Quattro maglie basse. Facciamo 6 diminuzioni, 4 maglie basse, fino qua, sì. 6 diminuzioni, 4 maglie basse, ci vediamo alla fine del giro. Quindi abbiamo fatto 4 maglie basse, una diminuzione 6 volte. Adesso facciamo 3 giri di 30 maglie basse. Noi dobbiamo avere adesso 30 maglie basse in totale. Quindi facciamo 3 giri. Voi potete riempire adesso oppure pure dopo 3 giri. Però dovete rendere conto che qui non deve essere così, la bamba deve stare a piedi. Io poi quando finisco vi faccio vedere. Quindi non deve essere troppo morbido e non deve essere troppo forte che si vede bianco tra i nostri maglie basse. Quindi facciamo 3 giri di 30 maglie basse. 1, 2, 3, 5, 10. Ci vediamo tra 3 giri qui. Facciamo 1, 2, 3 e ci vediamo. Ok, abbiamo fatto 3 giri di 30 maglie basse. Adesso riempiamo bene, riempite bene di nostro materiale per riempire. E facciamo ancora, dobbiamo alzare, facciamo ancora 4 giri di 30 maglie basse e ci vediamo tra 4 giri. Quindi abbiamo fatto questi giri, adesso cominciamo a fare in questo modo. Facciamo una diminuzione 3 maglie basse, dopodiché facciamo 6 volte 6 diminuzioni dobbiamo fare, dopodiché dobbiamo cambiare filo. Qui facciamo diminuzione 1, 2, così mettiamo nostra marker, facciamo 1, 2, 3, diminuzione. 1, 2, 3, diminuzione. Così facciamo 6 volte, 6 diminuzioni dobbiamo fare. Ci vediamo alla fine del giro. Abbiamo fatto 3 maglie basse e una diminuzione. Siccome io ce l'ho filo principale più grande e questo filo più piccolo di dimensione, ho dovuto fare 4 giri in più per fare corpo più lungo. Quindi abbiamo fatto nostre 3 maglie basse
diminuzione 6 volte. Adesso dobbiamo cambiare filo. Dobbiamo fare filo di colore di nostra testolina. Filo principale. Così e così, poi si taglia e si fa un nodo. Ok, abbiamo fatto questo, nascondiamo dentro il nostro corpo. Adesso abbiamo 94 maglie basse. Facciamo questo modo. Di nuovo dobbiamo fare, come si fa? Aspetta, fatemi sedere così. Allora dobbiamo fare mezzo maglia posteriore e così lavoriamo tutto il giro. 24 maglie basse lavorando quella maglia posteriore. Ok, ci vediamo alla fine del giro. Mettete marker qui. E ci vediamo qui alla fine del nostro giro. Quindi abbiamo fatto, adesso facciamo 24 maglie basse standard. Sì, una, due. Tre, quattro, cinque. Ci vediamo alla fine del giro. Quindi abbiamo fatto il nostro giro e dopodiché dobbiamo collegare la nostra testa con il nostro corpo. Quindi dobbiamo tagliare filo abbastanza lungo, riempire di più per fare più forte, in modo che il corpo può con calma tenere questa testa. Sì? E ci vediamo in prossimo video. Ok, adesso cominciamo a cucire la testa di nostra dottoressa. Quindi abbiamo bisogno di spilli. Ok, prendiamo il nostro filo e cominciamo a cucire.
Io vado qui. Piano piano possiamo togliere gli spilli. Ci vorrebbero qualcosa più forte. Cucite tutta la testa e ci vediamo al prossimo video.